Sul canale di Uncinetto in un Clic. Oggi vi propongo la realizzazione semplicissima di questo bolerino corto, che come vedete completa l'ultimo modello da sposa della nostra collezione. In alternativa potrete abbinarlo anche ad altri completi, appunto Margherita, che trovate sempre nella nostra collezione. Al solito i suggerimenti per completare l'outfit di Barbie verranno dati negli ultimi minuti del tutorial, nonché nella descrizione del video. Vi lascio adesso il video e vi auguro buon lavoro. Per realizzare questo bolerino occorre pochissimo filato, vedete la bilancia dice 4 grammi appena. Io ho utilizzato del cotone con un filo di eh, lame, questa è l'etichetta, allora vedete la misura del cotone è 2, eh, io l'ho lavorato. Con la misura di uncinetto più piccola eh, di quelle indicate in etichetta, ecco altre specifiche, le vedete qui. È un cotone 98%, 2% di lamè. Peso complessivo del gomitolo 50 grammi per una lunghezza di 125 metri. Tenete poi a portata degli aghi grossi um, per lana per poter rifinire il lavoro e chiaramente anche forbici. E questo è tutto lo corrette. Il bolerino poi si realizza velocemente in pochissimi giri, in primo luogo in quattro giri prevalentemente di eh, maglie basse, eh, cui viene aggiunto poi, vedete, questo giro qua che è una mezza riga eh, appunto margherita tutto intorno al bolero, eh, per fare la quale vi ricordo eh, potete seguire il tutorial che ho dedicato alla tecnica per lavorare a uncinetto a punto margherita e eh, che trovate al link che adesso appare qui in alto a destra in sovraimpressione e questo eh, abbiamo tutti gli elementi per poter iniziare il nostro progetto. Abbiamo il nostro lavoro facendo il cappietto e mettendo su un totale di 14 catenelle. 3 4 5 6 7, 9 10 11 13 e 14. Allora, queste catenelle serviranno come base. Allora, tre per lavorare ciascuna di queste due parti davanti eh, del nostro modellino di riferimento. Allora, vedete, sono queste. Le 3 catenelle che costituiscono questa parte qua, che poi successivamente verrà estesa con eh, il mezzo giro, appunto Margherita. Poi, Altre due catenelle le mettiamo una per ciascuna spalla e infine le eh, catenelle rimanenti che sono 6 andiamo ad utilizzarle per sviluppare la parte della schiena. Si lavora a maglia bassa, eccetto che Ehm, sulle spalle dove eh, utilizzeremo delle maglie alte, allora la prima maglia bassa la sostituiamo con queste due catenelle con cui tiriamo sul lavoro. Cade su questo punto, quindi mettiamo il nostro uncinetto sulla eh, quarta catenella, lavoriamo secondo e poi successivamente terzo. Punto della prima metà davanti, siamo arrivati poi sul punto della spalla. Qui lavoriamo maglie alte, come vi dicevo, e andiamo a lavorare un totale di 3 maglie alte, sempre nello stesso punto. Quindi ampliamo in questo caso la base per poter sviluppare la nostra spalla che verrà ampliata eh, come vedremo eh, anche nel secondo giro di altre eh, due maglie. Adesso ehm, lavoriamo i sei punti della eh, schiena, allora riprendiamo a lavorare maglie basse, anche qui bisogna ampliare la base, lo facciamo lavorando come ho fatto sul primo punto un aumento in maglia bassa per ciascuno di questi sei punti. Allora, questo è il mio terzo punto che sto lavorando. Vado avanti così fino a lavorare tutti quanti i sei punti base. Avrò quindi ottenuto un totale di eh, 12 punti base per quel che riguarda la schiena. Adesso, nel punto successivo, che è quello della spalla, vado a lavorare. 3 maglie alte come fatto in precedenza in questo modo, infine sui tre punti che rimangono, la seconda metà davanti, lavoro una maglia bassa semplice per ciascun punto. In questo modo e abbiamo concluso il primo giro. Nel secondo giro andiamo, allora si torna indietro, quindi si inizia a lavorare questa metà davanti della giacca. Sul primo punto si fa semplicemente una eh, catenella, si gira quindi il lavoro, si va nel secondo punto. Si lavora una maglia bassa semplice, la stessa cosa nel punto successivo. Come già vi anticipavo, bisogna ampliare la base della spalla di due punti. Allora, sul primo punto andiamo a lavorare una maglia alta semplice. Quindi si riprende a lavorare in maglia alta sul secondo punto invece si fa un aumento e infine sul terzo punto si lavora una maglia alta semplice ecco, quindi abbiamo portato il numero totale di punti da 3 a 4 bene adesso dobbiamo andare a lavorare i 12 punti sulla schiena in questo caso Riprendiamo con maglie basse e lavoriamo una maglia bassa semplice per ciascuna eh, per ciascuno dei 12 punti in questo modo e infine lavoriamo la spalla esattamente come fatto con la prima. Quindi, una maglia alta sul primo punto un aumento in maglia alta sul secondo punto infine ancora una maglia alta semplice sul terzo punto manca da lavorare la seconda metà davanti tre punti sul primo e sul secondo lavoriamo due maglie basse semplici in questo modo, e invece sul terzo punto andiamo a lavorare una maglia bassissima. Ecco un po' per. Chiudere così come avevamo iniziato il giro, dove vi ricordate abbiamo fatto uh, una uh, semplice catenella nel primo punto, allora anche il terzo giro lo iniziamo esattamente come il secondo, quindi lavorando sul primo punto una catenella, giriamo il lavoro e andando a lavorare. Sui due punti successivi che vi ricordo sono quelli della metà della giacca, due maglie basse. Allora eh, a questo punto dobbiamo ricavare la, lo spazio della prima manica, quindi andremo a saltare le quattro maglie base della spalla dopo aver lavorato come ho fatto io 5 catenelle quindi saltiamo 1 2 3 e 4 punti della spalla rientriamo nel primo punto della schiena e lavoriamo la nostra prima maglia bassa della schiena ecco vedete Abbiamo quindi ricavato lo spazio della manica. Andiamo avanti sulla schiena lavorando anche le altre 11 maglie sempre con una maglia bassa semplice per punto. In questo modo poi dobbiamo di nuovo saltare la spalla lavorando 1 2 3 4 5 catenelle quindi rientriamo nel primo punto qui della seconda metà davanti che andiamo a lavorare allora con una maglia bassa semplice sul primo Un'altra maglia bassa semplice sul secondo punto. Infine entriamo nel, nell'ultimo punto, ecco, in questa maniera qui, e andiamo a lavorare qua la maglia bassissima. E abbiamo così completato il terzo giro che serviva a ricavare i nostri. Due spazi per eh, la, la manica. Allora, eh, manca adesso per eh, completare la base del nostro bolerino, prima di andare a fare il mezzo giro, appunto Margherita, un ultimo eh, giro. esattamente come quelli precedenti quindi una catenella sul primo punto poi una maglia bassa sul secondo e sul terzo adesso si tratta di andare a lavorare le 5 catenelle libere del giro precedente su ciascuna di queste andiamo a lavorare una mezza, cioè scusate una maglia bassa. Tre, quattro e cinque. Bene, come andiamo avanti con il lavoro? lavorando i 12 punti della schiena sempre a maglia bassa poi eh, lavorando queste catenelle libere ciascun punto con una maglia bassa infine terminando la parte davanti al solito modo una maglia bassa su ciascuno dei primi due punti e sull'ultimo punto una maglia bassissima ci troviamo quindi alla fine del giro ecco questo sarà il nostro risultato ok questo piccolo bolerino base le maniche la parte della schiena su cui ecco riprendo il modellino di riferimento andremo ad aggiungere tutto intorno ok sotto ecco vedete sotto sulla schiena poi la parte laterale anche qui davanti e soprattutto anche sul collo per ottenere questo effetto di collettino alto ecco andremo a lavorare tutto intorno dicevo mezzo giro di punto margherita proseguiamo senza staccare il lavoro e andiamo a fare subito le nostre 3 catenelle base vedete giriamo il lavoro poi che ci servono per realizzare il nostro primo fiore. Cioè, in realtà, è metà fiore. Ok? Quindi, il nostro quarto punto lo prendiamo qui, lavoriamo i due successivi e abbiamo fatto, abbiamo preso le nostre sei asole che andremo a chiudere catenella di sicurezza e possiamo andare avanti a fare il nostro punto per come lo conosciamo eh. vi ripeto tutte quante le indicazioni dettagliate potete trovarle sul tutorial dedicato alla tecnica per eseguire il punto margherita allora, adesso si tratterà di andare avanti a realizzare questo punto fino a arrivare esattamente qui. Ok, si lavora anche eh, la parte sotto la manica fino ad arrivare a questo punto. Allora, io sono quasi arrivata in fondo. Nel frattempo, ecco, vedete. Ho fatto tutto questo mezzo giro di punto margherita eh, ottenendo, vi dico indicativamente, eh, 12 fiori fino ad ora. Quindi io vado per fare quello che dovrebbe essere il mio ultimo fiore, a giudicare dallo spazio che ho a disposizione, ecco che cade qui ecco lavoro normalmente fino alla eh, chiusura di sicurezza poi attenzione a come adesso vado avanti quindi come devo girare una volta arrivata al, in fondo alla schiena per lavorare eh, la parte della mh, Metà davanti, la parte laterale che è tutto quanto questo spazio qui. Allora in pratica io vado a tirare su di 3 catenelle okay, e vado poi a lavorare il mio fiore normalmente. Quindi le prime tre asole le devo chiaramente ottenere lavorando la catenella poi il quarto punto quello base lo prendo qui al centro del fiore e così vado avanti ok il quinto qui e poi il sesto nel punto successivo e ho fatto quindi il mio primo fiore nello spazio che adesso rimane, noi dobbiamo andare a lavorare altri due fiori. Allora, attenzione perché eh, se il numero di fiori che abbiamo fatto in fondo alla giacca poteva essere indicativo, quindi io eh, vi ho detto ne ho fatto un totale di 12 però questo eh, cioè voi potete anche eh, eventualmente trovarvene uno in più questo non importa allora invece mh, non può eh, così essere indicativo il numero di fiori eh, su questa parte che stiamo lavorando questa parte dovrà venire simmetrica Quest'altra, quindi il numero di fiori dovrà essere preciso. Noi, incluso questo, ne dobbiamo fare tre in totale. Ecco, io ho completato, faccio vedere l'ultimo punto. Come vedete, sono andata proprio a metterlo qui sotto il cappietto iniziale. Allora, eh, a questi tre fiori ne aggiungiamo un altro. Che verrà lavorato, scusate, su questo spazio qui, girando esattamente come vi facevo vedere prima. Allora, anche in questo caso si tira su di 3 catenelle. Su queste catenelle, ricaviamo le prime tre asole, dopodiché Andiamo analogamente a quello che si faceva prima: mettere la quarta al centro del fiore, la quinta ecco, sul punto successivo, e poi si può andare a iniziare a lavorare il collo. Ho recuperato il primo punto del collo, dopodiché chiudo. E succede quello che vi facevo vedere prima e cioè che questa parte questa prima metà della giacca sarà chiusa da quattro fiori quindi ovviamente ecco ci dovremo preoccupare di avere lo stesso numero di fiori quando finiremo questa parte qui che forse è l'unico aspetto eh, diciamo mh, delicato di questa eh, lavorazione Ecco, scusate, che vado fuori fuoco. Ecco, che per il resto è una lavorazione molto semplice. Allora, andiamo avanti adesso a lavorare i fiori sul collo, recuperando i vari punti. Io ho eseguito questa parte e incluso il primo fiore, quello con cui ho iniziato questo giro, ho, eh, ho ottenuto un totale di sette fiori. Allora adesso mi trovo a lavorare l'ultima parte. Inizierò come al solito tirando su di 3 catenelle. Quindi vado a lavorare il primo di quelli che devono essere, vi ricordo, i nostri quattro fiori finali. Ecco fatto il primo. Poi vado avanti anche a fare, ecco scusate, vado fuori dalla telecamera perché è un po'... Faccio fatica, ecco, sono riuscita quindi quattro, cinque e sei. Secondo fiore è fatto. Allora, verifichiamo adesso. Io avrei altri quattro maglie, vedete, per arrivare in fondo. Quindi vado a fare altri due fiori in questo modo: 1, 2, 3, 4. Chiaramente, per fare il quarto fiore, avrò lavorato le catenelle, no? eh, le ultime due catenelle. Che erano quelle iniziali di appoggio di questo primo fiore in assoluto che abbiamo fatto qua. Allora, un punto l'avrò utilizzato anche per il fiore precedente. Dopodiché, io posso chiudere. E per chiudere, eh, posso per esempio staccare, girare, andare a fare una chiusura invisibile prendendo un punto. Sotto ecco, e tirando il mio filo in questo modo. A questo punto posso tagliare il filo e chiudere. Io ho chiuso questo. È il rovescio della giacca. Volevo farvi vedere che davanti appunto la chiusura è invisibile. Adesso. Vado a caricare sul lago ciascuno di questi due fili per nasconderlo. Ecco, sotto qualche punto. Ecco, vedete, per esempio, così per l'ultima coda. Ecco, quando l'ho nascosta abbastanza, posso tagliare l'eccedenza. La stessa cosa andrò a farla con la coda che era rimasta dell'avvio ecco fatte queste rifiniture il nostro bolerino è completato molto semplice da coordinare con il vestito da sposa ed ora, come di consueto, qualche suggerimento per completare l'outfit di Barbie. Allora, il primo suggerimento è quello, chiaramente, di abbinare questo bolerino al vestito lungo, questo qui, al quale noi lo abbiamo eh, coordinato, come vedete anche dall'immagine in sovraimpressione. Vi ricordo che per realizzare questo abito lungo, appunto Margherita, potete seguire il tutorial al link che vedete ora in sovraimpressione. Per completare poi il modello da sposa potete realizzare questo grazioso cappello con veletta. Questo sarà oggetto del nostro prossimo tutorial. In alternativa all'abito da sposa, potete poi abbinare bolerino a questo completo top e gonna eh, realizzato sempre appunto Margherita, completo che potete realizzare facilmente anche voi seguendo il tutorial link che vedete in sovraimpressione. E se per caso voleste fare un bolerino più lungo di questo, eh, per esempio allungandolo verso la vita, sappiate che è semplicissimo, eh, vi dovete ricordare eh, di mh, ripetere il giro 4 come ve l'ho spiegato in questo tutorial. Per il numero di volte che serve fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Ovviamente, questo prima di aggiungere successivamente il, ehm, la mezza riga punto margherita, sempre come ve l'ho indicato in questo tutorial. Bene, spero davvero che questi nuovi progetti siano stati di vostro gradimento, fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e vi aspetto nei prossimi tutorial. Arrivederci!